Ciao, benvenute e benvenuti. Sono molto felice di essere qui insieme a Miriam a Ciao, inaugurare buongiorno. Ciao a tutte. questa edizione del Freelance Camp online, un'edizione che abbiamo scelto di dedicare tutta a un tema, direi, fondamentale, Miriam. Più che fondamentale, signora mia. Sì, Pony Edition, finalmente, sì. Quindi la ragione per cui stiamo qui a lavorare, che sono i soldi, quelli che ci danno i nostri clienti, quelli che mettiamo da parte, quelli che riusciamo a risparmiare, quelli che non riusciamo a risparmiare, e insomma quelli che ci permettono poi di essere, diciamo, sempre professioniste, professionisti migliori e anche di fare qualcosa dopo il lavoro, perché insomma, come si dice, non è che viviamo per lavorare, ma lavoriamo per vivere, almeno io, non so voi. Sottoscrivo, sottoscrivo. Anche perché viceversa, ragazzi, Sarebbe fatica, un po'. fatica. Sì. Allora, se la regia mi manda le slide, parlando di soldi, giustamente io parlo dei nostri sponsor, che a cui vogliamo veramente molto bene perché oltre ad essere tutte persone fantastiche, poi alcuni di loro li vedrete, li conoscerete se non li conoscete già perché terranno dei talk o saranno presenti nelle sessioni di chiacchiere all'interno di Open, però insomma sono anche quelli che poi ogni anno ci danno il carburante con cui riusciamo a organizzare tutto questo. Ringrazio innanzitutto Banca Etica che è con noi da tanto tempo e che parlerà poi, insomma, uno dei primi talk della mattina. Chi meglio di una banca, ma di una banca che non è solamente un posto che scambia soldi, ma insomma lo fa anche cercando di migliorare un pochino il contesto in cui noi operiamo tutti. Quindi Banca Etica, grazie, e grazie anche a SiteGround, Copreno e Yoast che ci supportano anche loro da tante edizioni, sono ormai diventati parte della tribù del Freelance Camp. Poi c'è tutta una serie di sponsor tecnici che sono quelli che fanno funzionare le cose, c'è il nostro meraviglioso staff di Digital Update, c'è Apropos che ringrazio moltissimo, che fa la cura, la regia e l'organizzazione tecnica di questa edizione online. Il nostro amatissimo Roberto Pasini, HKLamun, che è quello che prepara tutta l'immagine, che cura tutta l'immagine e anche la programmazione che sta dietro al Freelance Camp. E poi ci sono anche una serie di sponsor tecnici che sono quelli che ci hanno aiutati a riempire la fantastica welcome bag che dovreste avere già ricevuto, Sì, è penso. arrivata stamattina, è arrivata stamattina via mail, quindi magari dopo, durante i momenti di networking, insomma, è piena di cose be belle e utili, come si dice. Sì, o anche dopo, insomma, ci sono talmente tante cose che sono sicura che poi per scoprirle, esplorarle, usarle tutte, insomma, vi divertirete anche nei prossimi giorni. Stamattina state qui con noi. E sempre parlando di soldi, una cosa che come Freelance Camp abbiamo sempre fatto da 10 anni che siamo qua a parlarne è di destinare di donare un po' di soldi, di mettere in circolo un po' di soldi per qualche buona causa. Quest'anno ci sembrava cosa da fare, di aiutare chi sta aiutando i profughi che scappano dall'Ucraina e quindi abbiamo fatto una donazione di €500 a Intersos, specificamente sul progetto di supporto ai profughi dell'Ucraina. Detto questo, direi che la nostra introduzione è terminata, non la terrei più lunga di tanto, quindi Miriam, Cominciamo? Yes. cominciamo? Cominciamo alla grande, direi.